Io sono in compagnia di Paolo Rivelli di Allianz. Buonasera. Allianz Bank, sì. L'importanza, voi siete sponsor, sostenitori di questo workshop sulla cinematografia e la finanza. L'importanza del vostro ruolo e del sostegno a un workshop così importante? Ma diciamo, stasera l'ho appena introdotto, noi in realtà ci occupiamo di tutt'altro, quindi sembrerebbe un po' in antitesi. Noi siamo un'azienda molto grande e si occupa di gestione del risparmio, quindi wealth management per intenderci, asset management, eccetera. E però crediamo nell'importanza di creare degli eventi, dei punti d'incontro, cioè di fare network tra le varie eccellenze che fanno parte dei nostri contatti, comunque come è stato questo con BLRE, con l'Epole e con ISIS. E direi che l'esperimento è riuscito in pieno, perché è venuto fuori un evento molto bello dove effettivamente c'è stato uno scambio di sinergie, e questo per noi è importante. E scegliere proprio il settore del cinema comunque come tematica, come argomento, sposare questo? Ma il settore del cinema per noi è molto importante, perché dal nostro punto di vista noi curiamo privatamente gli interessi di molti magari attori o diciamo appartenenti al mondo dello spettacolo, quindi è ovvio che è un settore interessante per chi fa questo lavoro. Diciamo, questo è stato un po' il leitmotiv, quello che ci ha spinto a fare un'iniziativa del genere, ecco. E in conclusione io le chiedo, l'ultimo film che ha visto, si è parlato tanto che tanti italiani non vanno neanche una volta al cinema, è stato detto in conferenza, neanche una volta l'anno al cinema. Lei qual è? Ho visto due bellissimi film, devo dire, anche se il cinema ultimamente lo uso con parsimonia, nel senso non mi attrae moltissimo, però ho visto due film molto belli, La teoria del tutto e che è un film inglese stupendo, insomma, se avete visto, era candidato anche all'Oscar. Sì, questo è stato sicuramente un film che mi ha dato molto, ecco, questo forse credo che sia la cosa più importante. Peccato che non era italiano, ecco, questo posso dire, era un film inglese, ma comunque insomma. La prossima volta sarà italiano? Assolutamente sì. Grazie mille.